Ehi la ciurma, io sono Mazzetta e ben ritrovati qui su Expeditions Conquistador. Perché mi viene sempre da dire Imperator Rome? Non lo so. Comunque, allora, vediamo un attimo come mettere questa nostra gente. Intanto, chi è qui? L'esploratore. Perché questa volta è vestito diverso l'esploratore? Ah, perché hanno solo il coltellino, davvero hanno solo il coltellino. Ma anche i fucilieri hanno solo il coltellino, scusami. No, il fucile ce l'avranno bene. Mi auguro, se no siamo messi male. Allora, qua ci arriveranno da tante parti diverse. Ah, io proverei a fare una formazione tipo a cuneo. Si può dire a cuneo? Allora, tipo tu mettiti qua, tu mettiti qua, tu mettiti qua, no, tu mettiti qua. Il dottore lo teniamo qua dietro. E qua mettiamo i fucilieri. Non so se farmi delle barricate di qualche tipo. Ne abbiamo, eh. Cioè, perché potrei metterne una qua per evitare che mi aggirino. No, ma di qua sono larghissimo, possono fare il giro dell'oca. No, non è abbastanza. A meno che non ci mettiamo tutti dietro. Quanto possono stare dietro? No, non più dietro di così. E comunque là c'è un'altra fiamma. Proviamo così, male che vada abbiamo delle lanterne che possiamo utilizzare. Allora, tocca per prima a noi. No, direi prima di far sparare a chi può sparare. Ma il tizio per esempio lo vedi? Sì. Buono, allora andiamo su lui che non ha tantissima vita ed è uno sciamano e potrebbe darci molti problemi. Mi ha coperto dall'altro. La penalità per buio, allora andiamo su questo. Allora, no, allora, qua farei tu sto dici questo. Ma vorrei bloccare quei due accessi e tenere sotto tiro quest'altro qua se fa il giro. Allora, farei avanzare questi due più che altro per non tenere il dottore in vista. Qua non dovrebbe essere illuminato, no, ok. Così almeno non ho la penalità per buio. Quelli hanno attaccato, va bene. Quello fa il giro, però. Allora lo secco. No, me l'hanno accerchiato così subito? Mareu. Non siamo messi bene, no, no, no. Questo è già accerchiato, è andato troppo oltre. Allora, tu ristabilisci lui intanto.
togliergli il veleno, curalo anche un po'. Allora, tu vai su questo. Medico non può fare altro. Mi metterei qua solo per il fatto di dar fastidio al tizio. Questo stordito, questo no. Però non facciamo gran danno con questi coltellini qua del burro. Tu medico stai qua dietro, va? Ah, anche se c'è lui che ha... No, medico vai qua allora. E tu vai qua. Dai, ci stanno facendo un danno incredibile. Ah, quello c'è praticamente partito già. Se gli facessi la finta mi sono messo malissimo. Per cui direi di no. Vai. Tu spara a lui anche se è pianeta per buio, ok. E cosa faccio con lui? Tanto non lo secca. Non so se lanciare una lanterna, ma non è che facciamo tanti danni qua con una lanterna e basta. Vabbè, meglio che niente. Pure avvelenato. Cavolo, me lo tirano giù. Il buono di essere al buio. Ma perché mi continuano a fare colpi critici? E niente, è persa malissimo questa. Come possiamo sopravvivere in una situazione del genere? Ma tra l'altro perché c'è sto... abbiamo sti coltellini da burro. Ha senso ristabilire quello? Mi sa di no. Te pareva niente. Mi uccide anche qua, se vedete. Ah, tu ci crepi, per cui almeno secca questo. Ok.
Ne ho già due a terra. E loro sono la metà di 1000. Sto usando tutte le lanterne, probabilmente... Ecco, è pure inutile. Perderò tanto di quel piccolo equipaggiamento. Perché l'ho usata la lanterna? Niente. Che brutta situazione. Ciao. Beh, sono quasi tutti buoni, non ho perso neanche equipaggiamento. 1000 tesori e 50 provviste. No, cavolo. Colti privi di equipaggiamento, i tuoi uomini vengono schiacciati dal nemico. Malgrado tu riesca ad approntare una buona difesa, a fine battaglia sei scacciato dal tuo accampamento e costretto ad osservare impotente il saccheggio di tende e carri da parte dei rivali. Quando gli indigeni ti lasciano disperdendosi nell'infinito delle proprie foreste, ti dedichi a valutare la portata delle tue perdite e a rimettere in sesto l'infermeria per trattare i feriti. Cavolo, che brutta situazione, che brutta situazione. E ho sprecato anche due lanterne, ne avevo appena costruite. Non ho più olio. Non ho più olio praticamente. Le barricate forse potevano servire, ma no, in realtà no. Era una situazione abbastanza disperata. Cos'è? C'è una capanna. Ci si arriva in qualche modo di qua? Mi fa fare un giro dell'oca infinito. Però allora intanto andiamo di qua. Come si è messa in medicina tra l'altro? No, abbiamo ancora 130. La razione non è buonissima. Abbiamo perso tutti i cinghiali che avevamo farmato con gran difficoltà nelle paludi. C'è altro qui intorno? No. C'è quella capannina là nascosta, che è quella capanna che diceva prima o no? Sì, è quella capanna che diceva prima. E comunque la strada giusta per il villaggio Tutunaco. Accampiamoci e cosa facciamo allora? Trattamento, mettiamo Velasquez. Alvarado è malato e lui lo mettiamo a caccia. Lui è bravo a cacciare, no, fa schifo a cacciare. No, lui è il nostro tutto fare. E fai... Ah, non abbiamo più olio per le lanterne. Mareu. E niente, allora fai il carro, torna sul tuo carro. Questo non sarà il top nella caccia, ma c'è qualcuno più bravo nella caccia, lui lo mettiamo a guardia. No, fa schifo anche la guardia. Beh, andiamo così. Vabbè, abbiamo trovato 8 unità di carne. Non ho capito più chi è guarito completamente, probabilmente il mio medico che non era tanto in forma.
Allora, la piccola capanna era qua sotto. Ah, ci sono dei tesori qua, se non altro, anche se ce ne hanno rubati 1000. Va bene, allora. Lui è trattato da me, vero? Sì. Com'è che si è messo? Allora, lui è bravo di caccia. Mettiamolo a cacciare. Lui è bravo di caccia. Lo mettiamo a cacciare. Chi è quell'altro che abbiamo tolto dalla guardia per metterlo a cacciare? Qui. E ti mettiamo di... Ah no. No, guardia va bene così. E più che altro il pattugliatore che avevamo messo a cacciare, vero? Pattuglia il secondo. Chi è che di secondo va? 10? Chi è che ha preso il secondo? Ah, però 88. No, forse è meglio tenerlo a caccia, eh. Non siamo messi benissimo. Se continuiamo a consumare delle... Ah, ok, 17 unità di carne. Molto buono. Adesso il nostro... Ma perché devi fare tutto questo giro? Vabbè. Perché è stupido. No, la città non dovrebbe essere lontana. Ma qua sotto c'era la piccola capanna, no? Ma andiamo a bere. Abbiamo per caso... cioè, ci mostra qualcos'altro? No, c'è la capanna soltanto. Lo sotto è qua. Non vedo altre cose, è una piena giungla. Allora, qua ci sono anche delle erbe prima della capanna. Ora andiamo, raccogliamo le erbe, che non si sa mai. Tanto il tizio quando finirà lo sviluppo lo mettiamo a farmare medicine come se ci fossimo domani. Avvicinati alla capanna. Quando ti avvicini, spunta fuori un anziano sciamano. Figli del sole, finalmente Alcomizlet vi ha condotto da me. Alcomizli. Se fossi stato guidato fin qui da un dio, non sarebbe certamente uno dei vostri. Il vecchio osserva il tuo equipaggiamento e i tuoi carri. Il signore di Mictlan esige che lasciate qui con me tutte le vostre ricchezze, in segno di offerta. Tuttavia posso separarmi da qualche ninnolo se siete in grado di offrire qualcosa in cambio. Il volto vecchio sciamano trapela un'espressione decisamente infausta. Dovete soddisfare la volontà di Braccio del Puma. Se rifiuterete, scatenerò una maledizione mortale contro di voi per placarlo. Carlos Zarraga si fa avanti con grande agitazione. Avido bastardo! Capitan, a questo insolente sciamano non dobbiamo dare neppure una moneta d'oro. Non voglio inimicarmi la gente. Poi va a finire che ci fa quella roba strana dello sciamano. Vi ricordate nell'isola di Spagnola che c'era quello sciamano che ci aveva fatto combattere contro noi stessi? Con dei funghi allucinogeni, un'erba assurda. Gli chiedo silenzio. I tuoi uomini si mettono sull'attenti. E proviamo la diplomazia. Trascorri molte ore nel cottage del vecchio, scoprendo... Ah, ok, la diplomazia gli chiede. Mi concedete di entrare nella vostra capanna? Vorrei saperne di più sui vostri dei. Qua di sicuro crollerà il morale di qualcuno, eh? Trascorri molte ore nel cottage del vecchio, scoprendo informazioni sui suoi dei e sulla sua cultura in generale. Mangi assieme a lui e fai la sua conoscenza. Alla fine gli piacerai così tanto che ti lascerà andare via con un sacrificio simbolico di 100 preziosi, giusto per far contenti gli dei. Ma va bene, li ho appena trovati qua davanti. Termine evento. È buono? Vabbè, abbiamo sprecato 100 preziosi, ok, ma vabbè. Ci può stare, dai. Qua, dov'è questo? L'area si ricongiunge all'altra strada, probabilmente. Allora, andiamo qua a bere. Ah no, abbiamo bevuto già oggi, e niente. Dov'è che è la strada per... Dobbiamo passare di qua, mi sa.
Là c'è una cassa, speriamo di trovarci dell'olio perché abbiamo finito l'olio tra tutte le cose. Allora, il nostro caro. Ah, assegniamo un'unità di carne a tutti intanto. Poi c'era uno da 4 che ha 4 di caccia che potremmo metterlo a conservare. Lui è il nostro dottore che stava male e lo mettiamo a cacciare. Mentre invece. Ah, però il problema è che le medicine ce le rubano, le erbe no, per cui non facciamo ancora medicine con il tizio. Quattro di conserva, tu conserva. Tu stai sviluppando il nostro carro, ancora 13 giorni, ok. Abbiamo fatto 4 razioni e 11 unità di carne, va bene, dai. Che ci riprenderemo pian pianino di quelle 50 che ci hanno rubato i briganti, mannaggia loro. Allora. Ok, no, dobbiamo andare in su, dobbiamo salire in su. È che girando la mappa. Ok. Mi sono un po' confuso sulle direzioni delle cose. Ah, però come saliamo di qua? Non passiamo di qua. Dobbiamo ritornare sulla strada, mi sa. E dov'è che si ritorna sulla strada qua? Boh. So più mica. A un'unità di carne a tutti, non abbiamo tantissima carne, ma abbiamo fatto 4 provviste, se non altro. Ah, ma il tizio che era a conservare forse non gli abbiamo fatto fare niente. Ah, ok, sì, dobbiamo tornare sulla strada qua, mi sa. Però là c'è. Sì. C'è un posto da accamparsi. Perché non voglio accamparmi proprio sulla strada perché non è mai molto indicato. Ah, ma è qua la città. Siamo praticamente arrivati. Allora, carne non abbiamo abbastanza per tutti. Vediamo se. Infatti, ho lasciato Echeverria a fare niente la scorsa notte. Il tizio sviluppa. Va bene. Come 7 unità di carne? Dai, stavo proprio dicendo che pian piano ci rimettevamo in sesto e invece nulla. È qua la città? Sì. È il villaggio di Teotica. Ecco. Totonaco. Questo deve essere il villaggio in cui Tepictoton ti ha detto di cercare l'idolo sacro perso da suo padre. La comunità non è molto grande, qualche centinaio di persone ed è difficile immaginare che un villaggio così piccolo possa sconfiggere Xalapa in battaglia. Troppo al capo del villaggio. Fermi alcuni abitanti che con riluttanza ti indicano dove risiede il loro nuovo capo tribù, che al momento dovrebbe essere nei campi a controllare il lavoro. Trovi una giovane donna che sembra paralizzata per la paura quando ti avvicini. Siete voi che governate questo villaggio? Anakaona traduce la tua domanda. La donna annuisce lentamente. Sì. Cerco un idolo sacro che una volta apparteneva a Xalapa. Sapete di cosa sto parlando? La donna annuisce di nuovo. Sì. Dove si trova l'idolo? La donna si limita a guardarti, la sua espressione in volto è così vuota che Anacaona si sente in dovere di garantirti che la tua domanda è stata tradotta in modo chiaro e corretto. Avete voi l'idolo? Chiederei. Questa volta facendo di no. No. C'è qualcun altro con cui posso parlare? Un uomo che sembra avere qualche anno meno della donna, dalla voce quasi impercettibile, la scosta e ti fissa con uno sguardo di disapprovazione. Non le piace parlare con voi. Perché cercate l'idolo? Chi siete? Mi chiamo Tlalli, sono suo fratello. Chi siete voi? Mi chiamo Julius Mazzetes, mi hanno chiesto di recuperare l'idolo per il capo tribù di Xalapa. Non appartiene a Xalapa, mio padre l'aveva preso lealmente dopo che li abbiamo battuti giocando a palla. Mi hanno detto che era stato perso lottando. Anacona interviene. Mi dispiace, ma non potreste. Ma potreste non usare il termine lotta quando due squadre si affrontano? La parola corretta è partita. Mi dispiace di aver commesso un errore di traduzione, scusatemi. Non c'è problema, non preoccupatevi. Il ragazzino ti sta guardando infastidito, cercando di mascherare la paura nei suoi occhi. Ti
Potrei comprare l'idolo, quanto volete? Il ragazzo incrocia le braccia sul petto. È un idolo sacro di enorme importanza per le nostre tribù e non ci rinunceremo. Andiamo sul medio. Solleva le sopracciglia ma rimane freddo. Dopo un breve tira e molla, il ragazzo accetta la tua offerta. Una tale ricchezza porterà più vantaggi al nostro villaggio di quanti non ne ha mai portato l'idolo. Sono sicuro che mia sorella sarà d'accordo. Mannaggia, mi ha speso un sacco di tesori, ma vabbè. I tuoi servitori vanno a prendere i preziosi nel carro e Tlalli esamina con attenzione il pagamento. Alla fine, apparentemente soddisfatto per il bottino, ti dà quello che vuoi. L'idolo si trova nel nostro luogo sacro, in uno stagno alla base di una rupe. Dirigetevi verso nord finché non vedete un'indicazione fatta di pietre e lance. Continuate a ovest e arriverete allo stagno. Grazie, tratteremo l'idolo con rispetto. Qui fossimo andati direttamente là, lo trovavamo e buon. Tlalli annuisce soddisfatto. Poi lui e sua sorella prendono ognuno una maniglia del grande cesto che hai portato e lo portano al villaggio. Ok, è un po' una fregatura, però. Posso commerciare? Dato che i tuoi rapporti con loro sono stati soddisfacenti in passato, i Tutonaki sono felici di commerciare con te. Alla periferia del villaggio, un gruppetto di loro fabbrica corde da commerciare con i villaggi Tutonaki più grandi. Te le offrono in vendita e se ne compri 5 unità alla volta. Corda ne ho, in realtà. Ho bisogno più di olio. Commercio, cos'è che hanno? Hanno un'offerta scarsa, però cos'è che vogliono? Ah, vogliono tante razioni. Quante razioni vuoi per dell'equipaggiamento? 32 per 2 di equipaggiamento. E mentre invece in tesori 362, non è male comunque. Dai, possiamo prendere. Facciamo così, dai. Sì, dai. Vabbè, intanto abbiamo un sacco di tesori in questo momento. Poi ce li rubano, quindi niente. Facciamo così. Diamo 792 tesori per 4 di equipaggiamento. E lo diamo a... Chi è che va dello spazio vuoto? Allora, 15 di equipaggiamento. Ma lui è pieno. 20 ed è pieno. 20 ed è pieno. Niente. 20 è pieno. 30 è pieno. 30 sarà pieno. Iruene, se sarà il nostro che tiene gli equipaggiamenti. Ma se io cambio questo... Ah no, ce l'ha l'equipaggiamento anche sugli altri. Sì, ok. Va bene. E direi che con questo possiamo terminare il video, che è già durato parecchio. Io vi saluto, vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.